No, no, oggi registriamo su questo mondo pazzesco che praticamente, vedi questa parte? Vedi, è tutto... sono caduto nell'acquetta, che sciocchino! Vedi, praticamente qua si cade nel vuoto! Infatti... Sì, infatti è molto bello! Esatto, no, è proprio così! No, no! Vabbè, dai, so che è stata brutta come cosa, però... Ti morto. Posso tippare, posso fare così, guarda, posso essere così bravo e misericordioso da tippare, sei contento? Aiuto! Però, sono nel vuoto, ok, no. Per carità. Sto laggando. Oh, mannaggia, sto zitto. Esatto, anche perché Weather, Clear, e poi dobbiamo fare così, perché sennò, anzi, facciamo anche tanti 9999, così almeno non ci danno più fastidio, assolutamente. Forza, vieni con me, nonnino. Sì, ti sto seguendo. Sono uno stalker io. No, sì, sei uno stalker, come no. Qua ci possiamo prendere un po' di pane, credo, se ci sono le balle di fieno. Quelle che fai tu spesso, insomma, le balle di fieno. Soprattutto quelle grosse. Ma non mi sembra ci siano. Cioè... esatto. Qua c'è magari del grano. È un villaggio. È un villaggio, forse sarà maledetto dai villager di sangue. Tu sai, no, la leggenda dei villager di sangue. Oddio, no, non la conosco. Ma ti sei addormentata? Parla più forte, sai? Se no ti devo... Parlo più forte, mi chiedo venia, chiedo scusa. Ok, bene, così. E vabbè, la leggenda dei villager del sangue racconta che una volta ci furono dei villager che amavano bere il sangue delle persone. E poi loro si chiedevano... Sì, proprio schifosi completamente. E poi dopo le persone si chiedevano: ma come mai proprio il mio di sangue? E allora loro hanno detto: è perché tu sei il prescelto da me. Ma in realtà era tutta una farsa. Tutta una farsa. Oddio, assurdo, cioè... Sì, sì, sì. E poi va a finire, sai come? Che si addormenta, Dennis, nonno. È partito il mostro. È partito il mostro. Allora, tu però mi devi rispondere in 2 secondi, sai, quando io ti parlo. Non in 2 secondi, in 2 millesimi di secondo. Altro che, perché tu ci hai messo mezz'ora a rispondermi. Mannaggia. Scusami. Ecco, allora, magari la prossima volta sei più concentrato, schifoso nonno di 300.000 anni vecchio di pucco. Non so cosa ho detto, però ho detto un'offesa, secondo me ho detto un'offesa. Allora, il nostro obiettivo, che non ho ancora detto, dato che sono uno youtuber molto bravo, è trovare un diamante. Quindi basta bighellonare, adesso ci facciamo la pietra immediatamente. Tu sarai incaricato nel prendere la pietra, ok nonno? Quindi forza. Ok, corro. No, fermati un attimo, prima devi prendere le cose che ti crafto, idiota. Tipo il piccone. Ma stavo già far craftando io. Vabbè. E poi scusa, ti sembra il modo di bloccarsi così a parlare? Che devi fare i versi di un gatto come se fosse un gatto. Non so parlare, anti... scusa. Fai male, devi imparare a parlare. Ma poi scusa, ti sei addormentato di nuovo? No, sono sveglio tantissimo, tipo. Anche perché poi io urlo distinto, sai? Quindi poi ho paura che magari i livelli non siano abbastanza. Scusa, fai una cosa, avvicinati al microfono per sicurezza. No, perché? No, dopo faccio ASMR, t'avviso. No, alla fine lì. Sì, allora scusa, se no stai un po' più lontano, ma parla forte, per carità Gesualda, Frank. Sai, dopo mi uccidono i vicini, sai com'è. Così eri troppo alto addirittura, sai, cerca di regolarti. Mannaggia. Tu, puzzone idiota, che non sei altro. E poi dove sei andato? Scusa, dove sei andato? Ho fatto un cratere e mi ci sono infilato dentro. Che cosa vuol dire ho fatto un cratere? Se tu te ne sei andato e ci siamo persi, poi dopo sai come va a finire, vero? Oh mannaggia. No, non mi sono perso. Cioè, sì, mi sono perso. No, non è vero, vedo il villaggio, ci sono davanti. Ok, bene, allora ci incontriamo nel villaggio, creatura schifosa. Perché dobbiamo, entro la fine di questo video, cioè fra un po'. Dove sei? Ho visto una cosa bellissima. Cosa hai visto? Guarda là davanti a noi. Cosa c'è davanti a noi? Delle torce? No. Buono, bravo, nonno. Così assurdo. Ti voglio, assurdamente pazzurdo. Vieni con me, forza, andiamo. Dobbiamo assolutamente dirigerci verso questo punto, perché... è molto bello. Ma non possiamo completarlo. Che? Vabbè, non importa completare. Cosa stavi facendo? Stavo aiutando. No, mi hai ostacolato come al solito. Come al tuo solito. Non uccidere. Ho troppa roba. No, per scherzo, favore. Non ti uccido. Ma tu hai preso la pietra? Sì, ho preso della pietra. Mi devi rispondere in 2 secondi. Brutto figlio di una scrofa. No, dai, che brutta cosa che ho detto. Scusa. Ora di dire queste cose su YouTube, perché poi dopo magari YouTube si incavola. Ma tipo troppo. E ha ragione di incavolarsi, purtroppo. Cioè, purtroppo. Allora, non parliamo di YouTube. Dalla che pietra, si se vuoi. Purtroppo. Esatto, non parliamo di YouTube. Esatto, anche perché poi dopo si incavola davvero. Forza, dammi. Do tutto. Guarda cosa ho fatto. C'ho anche per te una cosa speciale. La crafting table. Mamma mia.
Ti sei addormentato, ti sei addormentato di nuovo. Non è vero, non mi sono addormentato, sono svegliissimo, mamma mia. Quando tu parli, quando dici le cose lunghe, le devi dire ad alta voce, caro nonnino delle pappole. Ok? Quindi ad alta voce, molto bene, bravo, così, bravo. Adesso ti crafto una spada, dato che a me piace molto craftare, io sono un craftatore provetto, tu devi sapere questa cosa. Ma io ho già una spada. Di pietra? Di legno, di legno, di legnaccio. Allora fa schifo, cioè nel senso, ovviamente noi dobbiamo avere un equipaggiamento da veri pro di Minecraft, perché devi sapere... Va bene, allora te do questo. Lasciamo perdere, guarda, che io veramente... Con te io proprio non ci voglio più parlare, comunque. E come facciamo ad avvicinarci a quell'isola, che è da mezz'ora che ci stiamo intorno? E comunque fidati... Esatto, c'è un po' di terra. Fidati che i diamanti non li troviamo più, anche perché poi quest'isola qua non ci sono. Quindi facciamo come così. No? Facciamo così, se riusciamo a craftarci qualcosa in oro, dato che là c'è l'oro, abbiamo vinto. No, scherzo, non possiamo cambiare all'ultimo. Troppo semplice così, però. No, non va bene. Allora, fai così, fai un ponte. Perché... Non mi buttare, no, io non mi fido di te. Tranquillo. Non mi fido. C'ho due letti, li piazzo qui, perché, no, così se cado... No, non ti butto, tranquillo, io sono molto bravo, devi sapere che... Ah, ho finito tutto, non posso. No! Però dai! No, dai, scherzo, avevo fatto un pisellino di terra. Cosa? Che schifo! Sei morto. Dai. Sono caduto anch'io, no? Sì, ti sta bene. Mamma mia, godo. Come un riccio proprio. Scusami, scherzo, cosa hai detto? No, non ho detto nulla, chiedo scusa. Ma come ti permetti? Cioè, no, chiedo scusa. Tu adesso devi chiedermi scusa in ginocchio. Ma mi devi chiedere scusa. No. Adesso io ti uccido fino alla fine dell'universo. Ma come ti permetti? Scusa, Dennis. Cioè, io questa insubordinazione non la tollero proprio. Cioè, io spero proprio che tu ti venga infilata una carota nel sedere. No, ma una grande, che una male. Che è cresciuta, una geneticamente modificata. Una. No. Ma poi magari rosa. Anche di colore. No, no. Scusami. Volevo dire quelle viola, che sono un po' daltonico, scusa. Sei daltonico, va bene, ho capito, non voglio sapere. Come si fa ad andare verso una parte un po', capito? Cioè, io mi sono perso. Anch'io, guarda che io sono dietro di te. Sono dietro, vieni con me. Allora, non so. Mi stai spiando. No, già, te smetti di far versi, stupido cocco. Per non dire qualcos'altro. Perché veramente vorrei dirti tante cose in questo momento, ma non voglio. Cioè, non posso perché YouTube incidino. Quindi facciamo così. Cerchiamo i diamanti qua sotto, dato che abbiamo perso il punto. Non sapremo mai cosa ci sarà in quel posto. Magari verso la fine troveremo quel posto, chi lo sa. Forse verso la fine la troveremo. Nonno, tippati, cioè, non ti parti. Vieni con... Ma no, però io veramente, cioè... Ah, ok, perfetto. Sei arrivato, sei stato molto veloce. Scava, forza, scava. Perché io non sono qua a scavare un servo della gleba, come lo sei tu d'altronde. Io cos'è? Lo sono. Ma scusa, No, dai, scherzo, che cattiveria che ho fatto. Cioè, ovviamente, nessuno dovrebbe mai essere considerato un servo della gleba. Infatti nel 2021 i servi della gleba non esistono. Esistono solo le persone un po' che si fanno trascinare, tipo te e altri. No, che... come me. No, dai, scherzo, sei molto gentile che mi fai queste cose, grazie. E se vuoi ti posso dare anche un bacetto. No, non lo voglio. Come ti permetti? Il bacio del dio. No, non lo voglio. Io di sto cavolo. Sono offeso, poi. Sono gravemente offeso. Per cosa? Dimmi un po'. Perché mi hai ucciso. E poi sei morto, però... Sai per cosa io sono offeso però in questo momento? Perché tu non stai parlando ad alta voce. Come non sto parlando? Ma avvicina un po' al microfono. E non stavi nemmeno rispondendo in modo veloce. Vedi quanto offesa che io ho in questo momento. Scava sotto, magari ci sono dei diamanti. Scusa, ok. Ma io ti ho pure dato il piccone, l'hai perso? No, perché... no, ce l'ho, lo sto usando. E scava sto usando. No, scava con... Ah, perché ti stavo vedendo, infatti, che stavi usando il piccone di ferro. Cioè, sì, certo, di ferro. Adesso c'ha il piccone di ferro, no? Come se non fosse abbastanza. Cioè, prima mi ruba... Ho trovato il ferro! Oh, il ferro, mamma mia! L'abbiamo chiamato, hai visto? Sei proprio sì, pro. Sì, esatto. Sei un evocato. Scusa, hai usato i comandi? No, non ho usato i comandi, anzi... Allora, concentrati. Se io ti sento un'altra volta che parli, cioè che non mi rispondi in 2 secondi, cioè non in 2 secondi, in 2 millesimi di secondi, io ti urlo, ma ti urlo in uno di quei modi. No, le mie orecchie, ci tengo, gli voglio bene. E appunto, allora, facciamo una prova. Quando io ti dico via, tu dici ciao, via. Ciao. No, rifacciamo 3, 2, 1, via. Ciao.
Ok, allora vedi che ha funzionato. Se non è la tua rete, sei tu che sei deficiente. È diverso. Io devo andare a cercare i diamanti. Mi allora. Servirebbe un po' di pietra per fare la fornace. Tieni, sono pure misericordioso, guarda. Grazie, grazie. Voglio... Ma... Ah, non è vero, non mi serviva la pietra, ce l'avevo già. Scusami. Serve il legno, mi serve il legno. Per il culo. Cioè, no, ho detto una cosa che non dovevo dire. Signor no, YouTube, chiedo perdono. Per favore, mi perdoni, per carità. Cioè, non vorrei essere così offensivo nei suoi confronti. Le... No, che poi ti tortura, madonna. Scusami. Allora, facciamo... ci dissociamo da tutto quello che stanno dicendo. Comunque... No, sì. No, sì, 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 assolutamente sì. Cosa vuol dire no, sì? Ma io non abbiamo fatto niente in questo video, oltre ai cogli... Allora, no, facciamo infatti, così. Infatti. Adesso tryhardiamo come dei maiali. No, a parte che il video è quasi finito, Cioè, io te lo sto come dicendo. È quasi finito? Oh, 10 minuti ho appena fatto sono... del ferro. Vabbè, il ferro è abbastanza, ragazzi, dai. Cioè, nel senso... No, non è abbastanza, dobbiamo trovare i diamanti. I diamanti, mamma mia, bellissimi. Allora, mi piace molto... Il ferro fa schifo. Hai ragione, mi piace molto la tua intraprendenza. Ma che brutto. E voglio anch'io condividere questo tuo voler prendere i diamanti. Ma purtroppo, caro nonno, qua mi sa che i diamanti non si trovano. Perché poi tu sai che i diamanti si trovano a livello... quanto si trovano? A livello 12, giusto? Invece qua sì, io sì, vedo che 20. Siamo a livello 58. Porca puzzarda, cioè... 58! È impossibile da trovare, anche perché poi se noi andiamo più in basso, è impossibile, perché qua non ci sono altre cose, vedi? Cioè c'è il vuoto se andiamo sotto, mannaggia. Però scusami, Chiamo il dio? È tranquillo che l'ho chiamato io. Allora, sì, però okay. Queste cose nei video, mamma mia, siamo molto professionali. Facciamo così, chiama il dio per i diamanti, vai. Che adesso il dio... Chiama il dio per i diamanti. Guarda. Sì, adesso io prego, signor dio, oh dio mio. Okay, dacci i diamanti, dacci. Io ti ho offerto mia, questa terra. Mamma mia, evochiamo. Va bene. Oh, evocalo così. Oh, ma ti ha esploso. No. Stavi per dire una brutta cosa? Non è vero, no. Scusi. Però il dio ti ha esploso. Scusami, sì, prega me. Non mi ha voluto. Preghiamo meglio, preghiamo. Allora, dio preghiamo meglio, esatto. Della divinità minecraftiana. Mamma mia. Evoca. Ancora una volta, porca puzzarda, questo dio ti odia proprio, eh. Ti vuole sto dio. No, 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 ti vuole tanto, mi sa, Però, no, vabbè. Mi odia tantissimo. No, no, vabbè, insomma, sappiamo che tu e il dio hai una connessione molto particolare. Sì. Allora, dio, signore, ci dia la sua benevolenza e le ricchezze più pazzurde di questo mondo. Oh mio dio, guarda qua! Porca puzzarda, hai fatto proprio bene a pregare. Aspetta, amazing. Mi sa che ti ha odiato anche un po', però ci ha dato i diamanti, io. Hai visto? Abbiamo trovato assurdo. I diamanti. Porca puzzarda, complimenti, complimenti. Abbiamo trovato i diamanti, guarda qua che belli, assurdo. Oh, che belli, tutti li possiamo trasformare, tutti quanti. Abbiamo 18 diamanti, non siamo talmente ricchi. Grazie dio di Minecraft, che le chiederemo altro. Ah! Non ci vuole molto bene, però no, vabbè. mi sa di no, però voleva comparire nel video. Voleva comparire nel video di Dunis, nel caso ciao dio, e ciao anche a tutti gli altri. Esatto.